Vogliamo aprire con la banda perché tanto piaceva al nostro festeggiato Antonio per gli amici Tonino del Rocino. Giunta alla sua quarta edizione, il premio La Fratta d'Oro, ideato e realizzato dall'Associazione Culturale Castiglione Nostra, in collaborazione con la Proloco ed il patrocinio del Comune di Castiglione Messe Raimondo. L'evento ha regalato senz'altro alla cittadinanza una serata diversa dalle altre, come dire, emozionante ed unica. Il premio è il riconoscimento che la comunità castiglionese tramite l'Associazione Castiglione Nostra nella persona del presidente Francesco Barillaro attribuisce annualmente ai conterranei che si sono distinti sia rimanendo nell'ambito del proprio paese di origine e sia operando al di fuori di esso, tenendone alto il nome. Quest'anno la scelta unanime è caduta al compianto maestro sarto Antonio del Rocino, morto nel 2020, grande artista sartoriale, con in mano l'ago e il ditale infilato sul medio, pronto a spingere l'ago, due strumenti di lavoro per più di 50 anni, per poi approdare giovanissimo alla Brioni Roma Style. Una eccellenza sartoriale della città di Penne che ha vestito i più grandi personaggi del mondo con il compianto professor Lucio Marco Tullio, amministratore unico della Briona Roma Style di Penne. La serata è scorsa veloce, facile, con la conduttrice Evelina Gran Cerimoniere, sì, veloce, in quanto doveva ancora presiedere l'ultimo appuntamento ad Atri dopo i due incontri della mattinata. E sì, un grande affare per la sua grande professionalità e preparazione, tutti la cercano, tutti la vogliono. Una cerimonia sobria ma significativa svoltasi nella sala polifunzionale. Il sindaco ci tiene a ricordare che il salone è stato messo in sicurezza e sono state fatte delle migliorie rese necessarie ed una rinfrescata, una sanificata a tutto l'ambiente, come dire, un gioiello per il paese di Castiglione. La Evelina apre i lavori raccontandoci com'è nata la Fratta d'Oro, introducendo un video realizzato dal regista Maurizio Forcella dal titolo Castiglione il paese che resta nel cuore. I due si soffermano su come è nato il video e le difficoltà per la realizzazione. Nel mentre arriva il sindaco Vincenzo D'Ercole zoppicando per via di una storta alla caviglia, i saluti del primo cittadino e complimenti agli organizzatori. Una simpatica ed importante cerimonia che porta il nome di Castiglione fuori della nostra vallata, così esordisce il presidente onorario professor Pasquale Ammazzalorso con una serie di ringraziamenti. È stata poi la volta dei due ospiti d'onore, Camillo Ciancetta, il consigliere nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, e Palmiro Masciarelli, ciclista professionista dal 1976, vinse due tappe del Giro d'Italia, gregario di Francesco Moser. A questo punto vediamoci le immagini e scopriamo questo grande personaggio amato da tutti i castiglionesi che lo hanno amato con grande ammirazione per il lavoro che ha sempre svolto con grande passione, impegno e dedizione per la sua Castiglione che aveva e portava nel cuore. La terza edizione l'abbiamo ottenuta, sì, contestualmente anche a un'altra iniziativa di un paese, 100 anni dell'arrivo dell'acqua quest'estate, e adesso insomma, siamo qui insieme per la quarta edizione, scopriremo stasera quali sono, qual è la persona che riceverà questo importante riconoscimento per la nostra comunità. Chi non sa cos'è un trattatore, io ci vado a dirlo, perché noi i castiglionesi insomma siamo conosciuti come un po' creduloni, così dicono di noi, no? È una cosa che ci sentiamo di
anziana, almeno mia nonna me la portava così, che noi da Sidonese avevamo messo una campana nella nostra chiesa, e quindi noi sapevamo come fossero proprio la base di questo suono costante che c'era in minore. E i nostri dirimpettai di Montefino avevano lo stesso beneficio, ma non avevano messo alcuna economia per poter avere la campana, e quindi si decise di proporre al comune di Montefino di pagare qualcosa per avere anche questa informazione che ora fosse. Ma loro si sono rifiutati, non l'hanno voluto fare, e allora per ripiegare questi problemi hanno deciso di fare una fratta, quindi una sorta di costruzione con le canne per attutire il suono, affinché i castiglionesi potevano sentire le campane state regolate. E a Montefino questa informazione non arrivava. Questa è una delle tante leggende che girano, di cui una volta ridiamo, ci sorridiamo, che poi però ha dato la spunto per il premio che era fatta loro. Quindi è bene anche ricordare questi piccoli aneddoti dei nostri paesi, con le logiche campanilistiche che un po' ci hanno diviso, ma che adesso insomma ci fanno sorridere e anche scherzare insieme a quelli di Montefino, che sicuramente tra voi ci sono anche persone di Montefino. Io ci tengo anche a ringraziare l'amministrazione comunale che ha avviato questa iniziativa, il sindaco, Vincenzo Dello, ma anche altri amministratori, e anche la neonata Prologo di Castiglione. Quindi facciamo un applauso anche alla Prologo. Queste sedie stanno a ricordare le persone, le nostre concittadine che certamente sarebbero state qui con noi, che sono state amiche di questa associazione, dell'iniziativa di Portata Avanti, ma che Covid ha portato via. Quindi con un applauso ricordiamo, tanti noi dirò anche il nome, la funzione, per la situazione per alcuni vicini, sono fuori, ma anche oggi così li vogliamo immaginare in mezzo a noi. L'appuntamento di oggi è ricco, noi oggi scopriremo appunto la funzione. Tra l'altro molti mi chiedono, ma tra l'altro come funziona, come si fa a dare il nome, no? Magari suggerire qualcuno che possa avere questo riconoscimento. Ecco, tutti noi possiamo suggerire all'associazione un nome, e poi c'è la commissione che si riunisce e stabilisce sulla base appunto delle loro intenzioni o anche sulla base dei curriculum, insomma, delle persone proposte, quale persona a quel punto viene considerata di questa onorificenza. Quindi quest'anno lo scopriremo alla fine, lo diciamo all'inizio. E io ci tengo a ringraziare l'Associazione del Signore Nostra sempre per arricchire questo appuntamento con degli ospiti. Oggi avremo due ospiti importanti, parleremo di ciclismo, insomma abbiamo anche questa bella occasione per avere degli ospiti che ci aprono la possibilità di conoscere anche un po' il mondo del ciclismo, poi il nostro paese, speriamo che presto possa tornare a ospitare ancora la Pescara Castiglione, che è una delle corse per giovani conosciuta e che ha avuto il modo di tantissimi professionisti, poi sono diventati professionisti, insomma, giovani ragazzi. E c'è anche un grazie che devo fare a titolo personale a questa associazione, perché mi ha dato la possibilità, e il Covid non l'aveva permesso di farlo lo scorso anno, di proiettare davanti a tutti voi, quindi per ringraziare tutti coloro che ci hanno creduto e hanno voluto che ci fosse un video promozionale per la nostra comunità. Ovviamente primi fra tutti l'amministrazione comunale che l'hanno finanziato, e noi oggi lo vediamo insieme. Poi ci sono anche le persone che hanno reso possibile questo video a prendere loro in casa, e poi le citerò una per una. C'è anche il regista Maurizio Morcella, con il quale tra poco parleremo. Io aspetto che arrivi Mauro Giangrande, perché senza lui al computer non sarà possibile vederlo questo video, però è uscito proprio un anno fa, era dicembre, poi il regalo di Natale dell'amministrazione. Il titolo è Castiglione del Sacro Mondo, il paese che resta nel cuore, e lo vediamo insieme. Il video. Il video. Questo dobbiamo spegnere le luci? Sì. Thank you.
incantata, il mostro incantato, il luce venuto se n'è innamorato, una terra bella e colorata, già guardi, e per amore a me, come una persona che l'anima che lo cuore, il luce è bello che fa un mattino, e io sono amato, dice il paese, io sono amato, il destino. Carla Candelori, Nicola Rinucci, Anna Maria Ignazio, Michelina Baldassarre, Cristiano Del Toro,
Coro, Cristiano Sorgentone, Francesca Creati, Ilaria Mazzarosso, che è Paolo Crisa, Eleonora Moschetta, Felipe Virginia Ongaro, Vito Di Vitantoro, Andrea Monti, Filomena Castelli, Elodia Di Vincenzo, Paola Giancaterino, Maurizio Scarpetta, Daniele Lucci, del gruppo di ciclo escursionismo del Kinder Sita, la Fondazione del Toris Tratatori delle Ore, i bambini e i bambini del Pignano, e un applauso, vi chiedo di farlo a Francesco Sorgentone, che purtroppo è Covid. Ciao, portatore. Abbiamo
Quindi in questo video abbiamo voluto valorizzare tutte le nostre peculiarità, diciamo, le nostre bellezze che vogliamo vendere a chi ci viene a visitare e a chi ci deve conoscere, perché non tutti ci hanno conosciuto purtroppo per il Covid. E abbiamo sempre detto adesso dobbiamo farci conoscere per quello che siamo veramente, non per purtroppo per le tracce. Non solo il video, per voi ho fatto anche su altri strumenti di promozione, quindi magari ricordiamo che quest'estate è un'altra puntata di un pubblico diverso. Ci siamo investiti su alcune guide, siamo usciti su alcune riviste nazionali, proprio per andare a intercettare un visitatore che va oltre l'Abruzzo, oltre la provincia di Teramo, perché pensiamo che tutti, possiamo dire, i cittadini del nord che vengono d'estate a Pinelli, che vengono sulla costa della Mamma, che starese, debbano poter avere l'opportunità di entrare nel dentroterra, che c'è dentro il nostro paese, quindi conoscere anche la regione Abruzzo, che non è solo madre, non è solo delle grandi città, quindi pensa a Chieti, Gambia, o il capoluogo di provincia. Quindi noi ci teniamo in questo, sicuramente non è un lavoro che vedrà i suoi frutti dopo alcuni mesi o alcuni anni, penso che da qui a qualche anno avremo i nostri frutti. Certo è che si deve lavorare, si deve investire. Certamente, quindi complimenti per quello che state facendo, anche gli spazi che ci ospitano oggi, insomma, dimostrano l'impegno che l'amministrazione ha per rendere anche la vita di chi risiede in comune, non solo per pensiamo sui turisti, pensiamo anche quelli che quotidianamente vivono qui, insomma, avere gli spazi dove poter fare feste, incontri, ma anche c'è anche la possibilità di caratterizzare questi spazi in caso di emergenza. Sì, quindi oggi è la prima volta che entriamo ufficialmente, questa struttura non è stata ancora inaugurata, ma qui abbiamo avuto dei danni importanti nel 2017 quando abbiamo avuto il tubo nere sisma che pioveva ed era completamente inagibile ormai. Abbiamo concluso i lavori da poco e abbiamo aggiunto un servizio appunto per la cittadinanza. Io mi auguro che sia solo per divertirsi e per sconsociare. In fondo le dice una stanza dove abbiamo appunto installato una cucina industriale a norma che potrà essere usata appunto per le feste e se ci saranno emergenze che purtroppo sono una cosa ormai da mettere in conto e da poter essere pronti a tutto, perché abbiamo visto il Covid, vediamo i terremoti, vediamo ogni giorno che i cambiamenti climatici ci portano a nuove sfide, a nuove problematiche. Qui si potrà trasformare anche in una struttura che potrà ospitare la popolazione e potrà ricevere prima assistenza. Quindi abbiamo cercato di unire l'ultimo potere, nel senso. È stata una scelta assolutamente intelligente. Oggi, appunto, la tratta loro. Ecco, quanto è importante celebrare i cittadini che si distinguono in qualche modo nel territorio per tante cose, come nell'imprenditoria, negli anni passati, ma anche nell'associazionismo, nello sport. È importante che ci sia un aspetto sociale che penso che mancava a Castiglione e non è mai stato, almeno quello che ho visto in tutti gli anni, messo al centro. Quindi la nascita del lavoro, l'esistenza dell'associazione Castiglione Nostra che ci porterà, penso, nei prossimi anni ad avere degli appuntamenti fisici come questo della Trattatore, è importante per andare a valorizzare chi ha fatta la storia di Castiglione, chi si è distinto negli anni. E questa è la quarta edizione, qualche mese fa abbiamo fatto la terza perché purtroppo l'anno scorso in questi giorni eravamo di nuovo in lockdown e penso che sia un appuntamento che deve essere vissuto da tutta la cittadinanza in maniera attiva e con accordo, perché qui andiamo a vivere quelli che hanno costruito la nostra società che oggi viviamo. Sei curioso di scoprire che è stato premiato quest'anno, dove lo guardate? Ho cercato di schiacciare, ma sono stati molto aperti, non è che poi mi hanno dato tira fuori il nome in anticipo, come l'hanno voluto dire, lo so dire insieme più tardi. Io vi ringrazio soprattutto a Mr. Cucciale per essere venuto, guarda, mio papà, quindi una cosa di Grazie.
anno riusciremo a fare il primo festival. Allora, noi ci vorremmo organizzare, vorremmo saperne e qui lo vorremmo vedere, quindi questa è una promessa dall'associazione che abbiamo fatto. Grazie, grazie Maurizio Crocella, grazie al sindaco e io invito il presidente onorario dell'associazione che abbiamo fatto, per nessuna scuola avanzata, questo proprio per salvare. Bravo, sì, prendiamo una bella spantella per un piccolo incontro che va riguardato. Intanto io volevo anche dire quelli che sono i componenti della commissione che poi ha giudicato la persona che quest'anno avrà il riconoscimento. C'è Francesco Pagliaro, presidente dell'associazione, che sta avanzando il suo presidente onorario, come vi dicevo, Guglielmo Vincenzi, che era delegato del sindaco, Ennio Ricci, Carina Giancola, Carina Ferretti, Francesco Mazzalonso e poi Mauro Grande, come funzione di segretario della commissione. Professore, intanto bello essere qua, diciamo, bello essere qui in presenza, finalmente per poter consegnare questa quarta nuova licenza. Ti ringrazio, io approfitto un attimo per ringraziare tutti quanti voi che siete intervenuti. Prima di tutto ringrazio l'amministrazione comunale, la presidente del sindaco, perché la sua è presente e non manca mai. Ringrazio per questa opportunità che ci date di poter costruire questo pensato. Ringrazio gli ospiti che sono venuti, il signor Maciarelli e il signor Ciancetta, che noi conosciamo perché ci hanno iniziato molte volte con le vostre fisiche, e questi leonetti sono stati sempre appassionati di ciclismo. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti, noi come associazione cerchiamo di fare qualcosa, però voi capite, a parte il Covid, che le risorse sono poche, quindi possiamo al massimo una volta, due volte l'anno fare delle riunioni, fare delle manifestazioni. Però l'unica cosa che intendiamo veramente è la fratta d'oro. È una manifestazione che noi sentiamo e sentiamo anche il dovere di farlo sentire anche a voi, perché ricordiamo delle persone che si sono unite, che hanno, diciamo, onorato il nostro paese. Quindi non mi resta che darvi il benvenuto, di farvi un buon ascolto e di divertirvi un pochettino e poi passeremo alla cerimonia che è quella della consegna della Plata d'Oro. Grazie, grazie professore per questa introduzione. E prima di accogliere più sul palco i nostri ospiti che sono stati già anticipati dalla professora Mazzalonso, Bambino Masciarelli e Camillo Ciancetta, li introduciamo con un breve video che è stato realizzato proprio per questa occasione.
dai nulla al caso. È bellissimo questo video, recuperando proprio le foto della Biscaya Castiglione, dove anche viaggiato figli e nipote di Masciarelli, insomma, belle emozioni rivederle qui, anche insomma, con l'auspicio che questa corsa possa tornare al più presto a essere proposta. Allora, ben arrivati. Intanto, cosa Thank you.
sì, io in un periodo pre-pandemico ero proprio con la situazione c'era, se può meno da vicino la parte burocratica amministrativa, però c'è tanta iniziativa dalla parte, almeno come supporto teorico, diciamo, poi chiaramente possiamo parlare di fondo perché tra le difficoltà di tutti i pensi anche questo possa andare male, però ecco, si vive sempre sul volontariato e su chi si dedica, gli appassionati che si dedica a queste cose, così come le associazioni sportive, anche questi gruppi sospinti dall'amministrazione comunale, c'è il fatto che l'amministrazione comunale è sensibile e disponibile a questo fa tanto, perché anche andare su cose oggi troviamo delle difficoltà. Che interviene la rete ambiente, interviene la strada, quindi abbiamo tante problematiche, però già avere un'amministrazione disponibile a dare una mano, poi mettendoci insieme varie amministrazioni, sul tracciato, sul percorso, sulla società, e montare anche la strada, la nostra ciclovia, andare in mezzo per collegare il studio, cioè, quindi per sempre la si riesce a fare. E questo fa parlare di cinesi, ci aiuta a trovare chi magari si può dedicare al ciclismo, a loro giovani. In questo caso penso che sono state fatte anche delle azioni in questo senso, perché c'è una colonnina, giusto? Ho seguito questa cosa, è molto importante, perché questo si sente a fare le risorse, tanti amici, tanti vengono qui, anche sospinto dalla spina, dall'edizione di persone che appunto sulla spinta di Scartetta e su questa associazione che loro portano avanti, che fanno parte, abbiamo pensato di andare a riscaldare una colonnina per dei palchi, perché poi adesso questo spot è stato scoperto anche da chi non è sportivo al 100%, essendo la domenica esce, quindi esce con i palchi perché è ciclo assistito, quindi si può andare a fare anche lui una domenica diversa, e in più abbiamo anche riscaldato un prima piccola colonnina per la manutenzione ordinaria del cibo, che secondo qualcosa, quindi siamo diventati una piccola stazione di servizio, poi grazie a Mauro, che a Maurizio che promuovono questo, quindi ci hanno conosciuto e si fermano qui. È un altro modo per come si dice, farci conoscere. Eh sì, assolutamente, è bene anche sottolineare questi aspetti, perché poi se si lavora in sinergia, le amministrazioni aiutano le attività in realtà che appunto si occupano di sport sul territorio, insomma si può sicuramente ottenere dei risultati che altrimenti avrebbero maggiori difficoltà. Con Mario Macioretti, che ringrazio per essere qui, devo dire che sono anche emozionato, no, per poter avere la possibilità di conoscerla di persona, perché ha un curriculum importantissimo, secondo me lo conoscono non soltanto in Abruzzo ma a livello nazionale. Ecco, lei è stata professionista dal 76 all'88, ha vinto due tappe del Giro d'Italia, ma tutti sanno insomma che lei è stata anche impiegata di Moser, e poi dal 2002 è stato anche team manager della città professionistica di Stavone. La sua carriera è iniziata da giovanissimo, con numerose vittorie nelle serie giovanili dilettanti, e poi dal 76 all'88 per 10 anni è stata delle compagne appunto di Moser, che appunto mi ha lasciato proprio una precisione, no? Mauro del Grande. E poi tra le vittorie, tra i professionisti, la prima Coppa Bernocchi nell'83, due vittorie di tappa in Italia, con precisione l'81 e l'83, anche una tappa aperta di Spagna nell'84, poi il Gran Premio Montecuco nell'82, la prima del Regno Adriatico con la quarta tappa alla Corropoli Civitanova, e un componente anche della squadra mondiale di ciclismo, insomma in sintesi una vita dedicata al ciclismo. Il momento più bello qual è? Si chiede un po' a tutti coloro che hanno bello, forse è stato quando ho vinto la dilettante avendo le operazioni a Roma, perché la dilettantistica è la gara più importante che c'è in Italia, forse in Europa. È stato bello che poi mi ha fatto fare il salto di qualità e passare per il professionista. Poi da professionista la prima soddisfazione è stata fatta dalla regione di Alba, che ha fatto 150 km. E allora purtroppo c'erano ancora le spinte, quindi le gare si
quindi c'è una tappa il giorno che può anche sarà un uomo che la montagna e quindi spingevo uno e l'altro con tutto in salita vedendo il tuo conto ormai in piedi la montagna aspettare la macchina mi cambiare la volta presi il perfetto primi poi andare anche a vincere e diciamo sono una delle presentazioni più belle poi non so ho vinto anche delle gare però facendo bello è stata, non so, c'è l'Italia di Buenos Aires che è appena arrivato mi ha aperto l'ultima data a Verona, se potrà mai la cosa me l'ha regalata e comunque quel giorno lui era già venuto alle persone quello che ci impolica quindi tra le varie domande che hanno fatto fino a quel giorno di stare tra lui e figlio mi piace capire che lui dava da 3 chilometri, 3 secondi a chilometro che gli uomini che c'erano di massimo per vinto il cielo. Lui mi disse, sì, però qui è un crescendo su un cavallo, era una rapa, la terza tappa, l'ultima tappa del Dolomiti, un personale. Poi mi disse, guarda, domani c'è andato a perdere la ma farò l'altro perché secondo me andiamo loro. Poi, comunque, è una parte di cammino che c'è per lui, però tu noi le paghiamo per più piano che tre tappe in montagna. Sì, non ha preso 80 kg, il terzo giorno era quello che era accusato, dove vai a cronometro la vincerai. Quella mattina dalla cronometro si partiva da sola, mi sembrava a Verona, in un'area di gente. Allora andiamo a trovare due corsi di andiamo a scolare una macchina, poi le biciclette, una bicicletta, quella da cronometro che lui ci ha fatto, e poi dopo la corsa non c'era mai corsa. Anche perché la bicicletta poi la preparai io, cioè la preparai io attestavo la bicicletta a progetto di quel meccanico, ingegnere al mondo dell'Università di Roma. Però beh, quindi andavo io a Roma a testare, perché era la stessa misura che ho. Quindi la mattina io che sono detto e lui stavo quella normale tra lui e la 4-5 chilometri mi disse, Francesco, che vuoi con questo? E lui da parlare mi fece un cicchetto che mi disse la storia. Dice, avevo già analizzato ancora questa bicicletta, adesso me ne sono qui. Mi sono zitto, dopo qualche chilometro mi disse, scambiamo. Quindi ci scambiamo la bicicletta, per cui oltre a quei secondi che io ho fatto un braccio che avrebbe vinto 22 secondi invece che generale, invece con quella bicicletta era un po' di più. E, come diceva prima lei, ho vinto 9 gare, mi sembra, più per la nuova la squadra, però professore, questa è stata una bella soddisfazione, poi non so, la Gilupè, il Bugò, gli passai la ruota, la macchina non c'era, gli passai la ruota, lui vinse. Quello là mi fa un vero compagno, anche la macchina, quindi lui vince, lui anche per la corsa, dico anche a distanza di anni, a domenica sportiva, ricordo queste risorse. Ma ce ne sono tantissimi di questi anelli, non so, il giro dell'Asia a Roma, quando mi dirà la parola, ci vorrebbe un libro di da tutto. Davvero, è bellissimo anche ascoltarmi, anche se ci stiamo facendo una sintesi estrema, no? Anche questi bei gesti, questa maglia che è stata poi consegnata per scienza che naturalmente doveva avere visto questi anche calcoli che sono stati fatti per regalare la vita di fatto essere gregari significa lavorare per il successo degli altri al turismo insomma allo stato puro e questo che sognava quando ho cominciato o è stato questo poi ma allora ragazzi adesso devono passare non fare impressionismo, nemmeno a settembre non era così. Impressionismo è un sogno. Come ho detto prima, il stato di qualità mi ha fatto fare vincere i primi operazioni a Roma, quindi per me già quell'epoca, già passare impressionismo è un sogno. L'anno che passa io, in tutta Italia passano solo 5 impressionisti. Adesso ne passano 30 o 40 all'anno, ma sinceramente mi dispiace, ma anche loro hanno pochi professionisti.
quindi poi insomma, abbiamo qui il Giro Ciccone che a volte è nel corridore, però in questi tempi cioè, Ciccone è uno che è passato, è un corridore attuale che è passato per te avere i meriti, ma secondo me tanti corridori che sono messi adesso non sono all'altezza, anche le squadre in Italia squadre professionistiche adesso sono squadre già più niente, purtroppo questo avvento del prodotto di livello nazionale è stato un po' diciamo capace di limitare perché ci sono dei budget troppo alti in Italia aziende che possono sopportare 10-50 milioni di euro di spesa all'anno in uno sport dove non ci sono le entrate del calcio, quindi gli sponsorizzo un appassionato oppure sono queste multinazionali estere che hanno la forza di fare queste, il famoso prodotto, sono 18 squadre, ma in Italia questa forza non c'è. Allora, a questo punto che dicevo io, avevamo un budget, un decimo di quelle squadre professionistiche e con l'esperienza che avevo siamo riusciti a vincere la legge in Italia, a fare delle belle cose, però diciamo che siamo creati anche i nemici quello che chiamano un budget piccolo che sono anche successi magari più di queste squadre di qualche squadra futura. All'epoca c'era la Liga, se secondo me diciamo dopo farci buoni sono stati valutati diversi, perché in pratica a questo buono è sparita nel 2012 quando non c'è fatto per oggi in Italia, perché no, per fare una squadra professionistica sono dei budget che inizio dell'anno per iscriversi bisogna portare tutte le sponsorizzazioni, tutti i nomi degli atleti, che hanno dei punti, dei punteggi, e quindi comunque le spese sono quelle. Poi per una squadra non partecipare al Giro d'Italia è molto penalizzante. Io avevo detto che gli sponsor a questa volta sono stati per i signori perché tutto il mondo c'è il Giro d'Italia, hanno pagato tutto il contratto che abbiamo firmato con altre aziende, no, e quindi siamo stati costretti a due. Insomma, sono cose davvero complesse queste anche per poter poi trovare in tutto l'economia, no? Per poter dare la possibilità di andare a questi livelli. Io volevo anche chiedere un suo parere di quanto riguarda i giovani. I giovani che anche poi la stessa Castiglione hanno un argomento che sul posto dove siamo oggi, suo figlio, anche il suo, insomma, cosa è vinta questa gara, ed è che i giovani, tanto il mio bilancio è stato per tantissimi, ma anche una prova molto importante per andare a capire, no? Anche se si può fare un salto di qualità. Intanto speriamo che possa ripartire quanto prima sotto questa corsa. Quanto è importante per i giovani? Questa, ma anche altre competizioni sul territorio che possono. È importantissimo perché comunque permettersi di luce bisogna viaggiare. Diciamo che in Abruzzo c'è una bella realtà. La Pescara di Castiglione era una rassia. Prima c'era la Pescara di Campidiciole, subito dopo la Pescara di Campidiciole c'era la Pescara di Castiglione, che poi ha continuato nel tempo, invece la Pescara di Campidiciole è sparita, però era una rassia abruzzese. Di ex regionale e quindi sarebbe proprio bello ripartire. Poi sinceramente l'associazione di mountain bike c'è, ho visto la struttura che avete, visto che comunque mi piace anche al sindaco che sarebbe il mondo dello sport, io è molto in mente, siccome io ho smesso che ho organizzato 13-15 km di ciclismo, ho smesso perché poi un pescato è obbligato come città per gli allievi. Ma che casino sarebbe proprio l'ideale fare una bella gamba anche con questo spettacolo che avete, una bella attività di cucina. E se ne potrebbe parlare perché secondo me la gamba a pochi costi perché comunque gli iscritti preparano gli iscritti.
auspicio nostro è quello di poter portare nuovamente questi giorni la trentesima edizione. Poi ci parliamo così in tutta la comunità, credo che tutti i partiti qua sono arrivati in una qualche anno, quindi credo che ci sia la volontà da parte della comunità. Ma se lo dicono tutti, anche quelli che qua vengono insieme, diciamo, tutti sanno che è un appuntamento insomma che è importante per il nostro comune, per la nostra, del nostro territorio, quindi speriamo davvero che ci potrà essere nel 2021. Grazie per la vostra disponibilità, per averci raccontato. Volevo comunque ringraziare per aver dedicato questo regno coinvolgendo il mondo del ciclismo. Quindi grazie a voi, grazie pubblicamente a Palmieri che si è reso disponibile a essere oggi qua presente, per l'amore che ha verso il ciclismo. Tanti hanno fatto questo, si hanno abbandonato, ma lui da sempre ha dato una mano al ciclismo giovanile. Quindi lo ringrazio pubblicamente. Organizzazione o manifestazione che tendesse a far conoscere, migliorare e valorizzare Castiglione, prestando la propria opera in modo del tutto disinteressato e di ruoli mai appariscenti, ma sempre di sostanza. Il nome di Antonio Verrogino viene iscritto al numero 4 dell'Albo d'Oro della pubblica onorificenza. Allora, salutiamo di Antonio Verrogino, perché ha consegnato questo riconoscimento e invitiamo a salire sul palco, ovviamente. Intanto c'è un video che è stato realizzato appunto per questo momento. Vedete che un pezzo
loro nomi e poi un breve applauso, insomma, per ricordarli. Hai anche delle immagini a corredo di questa, del punto di raccoglimento che ci sarà per me nella lettura di questi nomi. Armando Bini, Ezio D'Agostino, Antonio Sant'Agostino, mi spiace se le batterie non hanno niente, quindi riprendiamo con l'altro microfono. Armando Bini, Ezio D'Agostino, Antonio De Roci, Fioravante Di Donato, Rocco Di Martino, Antonietta Di Battuto, Pietro Giancola, Emilio Marganello, Ernesto Marganello, Ferdinando Pescesetti, Vincenzo Pavone, Gabriele Perilli, Anna Romano, Fiorito Uscitti, Antonio Scena e anche Antonio Masciotta, che ha passato gli ultimi anni nel nostro comune. Insomma, a tutti loro un applauso e tutto il resto. Andiamo a vedere la partita qualche anno fa a
Pellegrino. È una partita brutta, bruttissima, tanto che decidemmo di non andare più a vedere partite. La domenica dopo, quando ritornavo in casa, io stavo vicino al fuoco, Pasquale, stiamo a 20, era andato a vedere la partita sotto l'acqua, quindi non aveva saputo resistere proprio a questa passione per la scuola. Quindi ritengo, che anche per tanti altri motivi, che questa onorificenza sia stata adatta alla persona più rappresentativa di questi giorni. Una persona che ha amato veramente il paese disinteressatamente, fino all'ultimo giorno. E ho finito. Lascia un vuoto incolmabile, oltre che nei familiari,
anche nella comunità. Castiglione ha versato troppe lacrime, ha pagato un tributo enorme al popolo e nella sua crudeltà ha lacerato l'unione di delle famiglie. Nulla più come prima. Viviamo in un tempo sospeso, quasi in una condizione di provvisorietà, di incertezza, nell'attesa di un ritorno alla normalità che speriamo si materializzi presto. La parte d'oro non può restituire niente a nessuno, non può colmare i vuoti, il dolore e la sofferenza delle famiglie e dei concittadini che sono mancati. Ma può ricordarvi come stiamo facendo questa sera e nessuno muore fino a quando qualcuno ne tiene vivo il ricordo. Tonino è stato il primo a lasciarci, in un stretto mercoledì, era l'11 marzo del 2020, intorno alle ore 18:50. Ricordarlo oggi vuol dire ricordare tutte le altre persone mancate per causa del Covid. Tonino era appassionato al suo paese, amava ogni luogo di Castiglione. Se non curiamo i paesi, i luoghi, questi possono perdere la loro anima. Non muoiono solo le persone, ma anche i paesi. Tonino c'era in tutte le manifestazioni che si organizzavano nel paese. Aiutava Mauro nella corsa ciclistica a Pescara Castiglione. Partecipava con le varie prologo alla festa del Carnevale. A San Donato aspettava con ansia l'arrivo dell'autobus che portava la banda, che poi accompagnava per le vie del paese. Insomma, non c'era detto che non lo vedesse presente. Stasera sarebbe arrivato tra i primi a questa cerimonia, impeccabile, nel suo vestito buono, quello delle grandi occasioni, cucito rigorosamente a mano da quel bravo sarto che era. Era sempre circondato da giovani, grande l'amicizia con Pierangelo, con Maurizio, con Fabrizio, con Cristiano e con tanti altri. E mi piace ricordarlo così, sorridente, insieme a tanti giovani di Castiglione, di bel Castiglione. Grazie Tonino. Grazie a tutte e a tutti per la vostra gratuita presenza. Non mi rimane che porgervi a nome mio personale, ma soprattutto a nome dell'associazione che mi onoro di rappresentare, gli auguri più belli e colmi di gioia e serenità per le imminenti festività. Grazie e buona serata. Che significa per un figlio avere un riconoscimento, un premio del proprio papà? Ma sicuramente è un bellissimo ricordo in un periodo buio del nostro, soprattutto del nostro paese, dove appunto si moriva senza avere il conforto di un degno funerale. E quindi questo riconoscimento sicuramente ha ridato onore al nome di mio padre. Che papà era il suo? Severo o permissivo, docile? No, era un papà docile sicuramente, e come ha detto il presidente dell'associazione Francesco, era amico di tutti, quindi lui spaziava dai giovani alle persone della sua età, quindi spaziava dall'aperitivo casomai al bar preso con i giovani fino a una partita a carte con i suoi, diciamo, alle persone della sua stessa età, quindi era amico di tutti e soprattutto amava tantissimo il suo paese. E sicuramente, non ce l'ha mai detto, ma la sua grande soddisfazione è che sia io che mia sorella siamo rimasti qui a vivere a Castiglione, quindi non abbiamo lasciato il paese, ma abbiamo preso casa qui, quindi siamo rimasti qui nel paese che lui amava tanto. Come hai detto, un amante del territorio, un amante dello sport e un amante di Castiglione.
Assolutamente sì, lui partecipava a qualsiasi iniziativa che veniva realizzata appunto per il paese, sia nell'ambito dello sport, ma nell'ambito della cultura, nell'ambito di qualsiasi, soprattutto nelle festività. Lui era un grande appassionato della banda, infatti l'ha ricordato anche Francesco, era il primo, la mattina subito andava in agitazione il 7 agosto per accogliere il pullman della banda e accompagnarli per le vie del paese. Un provetto sarto che lavorava alla Brioni Roma Style di Penne. Sì, alla Brioni di Penne, aveva lavorato tantissimi anni e teneva anche un riconoscimento che aveva ottenuto, ricordo circa 10 anni fa, sono di preciso gli anni, alla Camera di Commercio di Pescara, aveva ottenuto un riconoscimento perché aveva lavorato senza mai fare un'assenza sul lavoro per malattia. Lui ricordava sempre questo, teneva presente sempre questo premio e teneva anche a ricordare questo aspetto, che lui non era mai mancato al lavoro nemmeno un giorno di malattia. Grazie. Vedete un po' quanto significa sentirci dal vivo. Sapete, esiste la musica dal vivo e la musica dal... Poi la musica dal vivo, se no è dal morto, non ci sono alternative. Questa è musica dal vivo. È un tarano che voi conoscete benissimo, per poi spostarsi nel tempo e tornare un attimino indietro e sapere nel Medioevo che cosa cantavano in questo periodo. Ci renderemo conto che le pere di Natale si divertivano molto più di noi. Fate voi al posto mio, io vi ringrazio perché significa che già siamo entrati in simpatia e questa è una grande cosa. Allora, questo brano che eseguirà per noi inizialmente la nostra Luna di Tino, facciamo un applauso. Una certa, parte una cosa che voi non potete riconoscere, anche perché è sì del Medioevo, ma portata in tempi nostri. Parla di un bambino che nasce, e questo bambino chi era? È un bambino piccolo. E dove nasce? Nasce in un grande hotel? No, nasce dove nasce? In mezzo alla povera gente. Ma questa cosa stupisce subito anche le persone.